Fare i conti con l'ambiente, siamo con Filippo Bernocchi, delegato ANCI all'energia e ai rifiuti. Oggi parliamo di RAE, di un progetto europeo, ma in generale comunque delle problematiche, delle normative, degli scenari legati ai rifiuti elettronici. Sì, sono problematiche ma anche opportunità. Oggi in Italia intercettiamo circa 4 kg abitante di RAE e i target europei, quelli che ci vengono dalla nuova direttiva, sono sensibilmente superiori, dovremmo arrivare a intercettare sino a 16 kg abitante, quindi la sfida che abbiamo davanti è una sfida importante, ma è anche, come dicevo, un'opportunità perché questi materiali, soprattutto i piccoli RAE, contengono materiali preziosi per la nostra industria che possono essere rimessi nel ciclo produttivo. Voi considerate che talvolta i RAE vengono riciclati fino al 98%, quindi è un'enorme opportunità di poter salvaguardare l'ambiente e rimettere nel ciclo produttivo materiali che altrimenti dovremmo acquistare anche in altri continenti, quindi faremo anche bene. Tutto questo naturalmente crea anche un circuito virtuoso di aziende che riciclano e quindi creiamo anche posti di lavoro. Quindi io quando parliamo di rifiuti vedo sempre più le opportunità che gli svantaggi. Oggi noi abbiamo delle opportunità e poi soprattutto i RAE sono materiali, come dicevo, che si prestano molto bene a essere riciclati. Bisogna però partire incominciando a dare un'informazione un pochino più precisa al cittadino e creare anche gli strumenti perché questi rifiuti possano essere, un cittadino se ne possa disfare con semplicità, quindi creare sempre più sistemi di raccolta di prossimità, come dice la direttiva, e andare avanti in questa direzione. Ecco, l'impegno di ANCI proprio nella comunicazione, dicevamo, come beh, di... proprio l'altro giorno abbiamo dato vita al nuovo progetto, si chiama RAE Scuola, insegniamo ai bambini di quarta e quinta elementare, oltre 30.000 alunni da Bolzano a Siracusa, gestire questi rifiuti, ma non solo, li educhiamo in maniera che loro stessi diventino educatori all'interno delle famiglie, quindi gli spieghiamo cosa sono i RAE, come vanno conferiti questi RAE, perché dobbiamo fare questo, cosa può venire fuori da questi RAE e soprattutto spiegare ai genitori, e quindi loro andranno nelle case a spiegare ai genitori tutto questo, perché è più facile naturalmente educare un bambino che un genitore come me, siamo più flessibili. Grazie allora, buon lavoro, buona grazie, giornata. Grazie. Voi, arrivederci.